Salve, mi chiamo Luca Bonetto e oggi vi presenterò Naiad. Siamo tutti d'accordo che le bottigliette di plastica siano il passato e che dobbiamo trovare il modo di sostituirle. Ma come? In fin dei conti siamo bombardati da campagne che mirano alla loro eliminazione, ma con successo limitato. Abbiamo scoperto che esistono quattro motivi principali per cui la gente continua a comprare le bottigliette. Gusto, varietà, igiene e, punto cruciale, organizzazione. La maggior parte degli esseri umani, infatti, non pensa all'acqua fino al momento in cui ha sete. E in quel momento la borraccetta riutilizzabile è vuota, è sporca o è rimasta a casa nel lavastoviglie. Ma la maggioranza delle iniziative sinora ha ignorato questi ostacoli e insiste con il messaggio «fate un sacrificio», che non è una grande motivazione. Secondo noi, Naiad rappresenta la soluzione ideale. Consiste in tre elementi chiave: la bottiglia Naiad, una rete di punti vendita e bevande, posizionate dove normalmente si possono acquistare le bottigliette, e una app sul telefonino. Come funziona? È semplice. Avete sete? Acquistate la borraccia Naiad dal distributore automatico. Inserite la borraccetta nel distributore e inizia la magia. La bottiglia è dotata di un chip. Comunica con la macchina, viene dapprima lavata e sterilizzata, quindi il distributore offre la scelta tra i tipi di acqua e gli additivi rigorosamente sani che preferite. Tra le opzioni troverete acqua frizzante, acqua tiepida, con vitamine o aromi, ovvero un'offerta simile ai contenuti delle bottigliette, ma senza le bottigliette di plastica, appunto. E avete a disposizione anche acqua di fonte, immagazzinata in contenitori sterili in acciaio inox all'interno della macchina. Scegliete una bevanda, viene detratto il valore della bevanda dal vostro account ricaricabile e entro 20 secondi il servizio è completo. Rimettete la borraccia nella saccoccia e siete pronti a ripartire. Ma perché crediamo che questo concetto sia così unico? È semplice. Con Naiad l'utente interagisce con la sua bottiglia solo quando ha sete e non ha bisogno di organizzarsi in anticipo. Inoltre il sistema offre la possibilità di scelta al momento dell'acquisto, così come al ristorante, e garantisce igiene e gusto. L'esperienza dell'utente è quindi finalmente comparabile con l'acquisto di una bevanda in bottiglia. E chi vuole fare del bene al nostro pianeta non ha più scuse per non scegliere l'opzione Zero Waste. Stiamo ora completando la fase di prototipazione e abbiamo inoltrato richieste di brevetto. Con installazioni già accordate sulla rete dei trasporti pubblici a Londra e progetti di installazione a Parigi in via di sviluppo, siamo decisi a rivoluzionare il consumo d'acqua potabile in Europa e in tutto il pianeta. Ed il nostro pianeta ce ne sarà grato. La raccolta differenziata ti fa impazzire? Guide, volantini e numeri verdi non bastano a risolvere tutti i tuoi dubbi? Adesso c'è un'app semplice e gratuita. È Junker. Junker riconosce ogni prodotto dal suo codice a barre. Ti indica i materiali di cui è composto e in che bidoni vanno gettati, sempre secondo le regole del comune in cui ti trovi. E se il prodotto non c'è? Basta fotografarlo e mandare la foto. Junker ti risponde in tempo reale con le info richieste e lo aggiunge al suo archivio di oltre 1 milione di prodotti. E se ti sposti per lavoro o vacanza? Nessun problema. Basta geolocalizzarsi per avere le informazioni dell'area in cui ti trovi. Calendari, notifiche, punti di raccolta, news e segnalazioni. In questo modo, differenziare non è più un problema. E non si commettono errori. Scarica Junker adesso, è gratis e diventi subito protagonista dell'economia circolare. Oggi le aziende agricole si trovano ad affrontare sfide sempre nuove: il cambiamento climatico, la competizione internazionale e il rischio di malattie e infestazioni che può portare a gravi perdite di prodotto. Oltre a questo, la FAO ci informa che fino al 2050 avremo una crescita esponenziale della popolazione, con un conseguente aumento della domanda di prodotti agricoli. Agricolus si propone di supportare gli operatori del mondo agricolo nell'ottimizzazione delle pratiche agronomiche, integrando diverse fonti di dati,
dati che vengono raccolti direttamente in campo, dati satellitari e modelli matematici previsionali per il rischio di infestazioni e malattie, andando quindi a limitare i trattamenti e i prodotti fitosanitari e ottimizzando l'utilizzo di input quali acqua o prodotti fertilizzanti. Tutti questi dati vengono poi integrati per fornire un supporto alle decisioni, dando quindi la possibilità alle aziende agricole di ridurre l'impatto economico e ambientale, ottenendo quindi un prodotto di maggiore qualità e quantità. Questo permetterebbe alle aziende agricole di poter avere un maggior profitto e avere la possibilità di scalare nel mercato. Questo grande sforzo innovativo che viene richiesto alle aziende agricole porterà un grande vantaggio a tutta la filiera agroalimentare, fino al consumatore, che potrà ottenere un prodotto di maggiore qualità e più salubre. Agricolus ha una rete di partner internazionale che comprende anche le pubbliche amministrazioni e i consorsi, puntando quindi a sensibilizzare le amministrazioni nello stanziare dei fondi per le aziende agricole, in modo che possano sempre più adottare strumenti innovativi nelle loro aziende. Per questo anche Agricolus ha sviluppato un programma formativo chiamato Agricolus Academy, che si propone di diffondere e di sensibilizzare su quelli che sono gli strumenti innovativi utilizzabili in agricoltura e quali sono i vantaggi che possono portare ad una maggiore modernità in ambito agronomico. WeMeasure è un'app e anche piattaforma web diretta a imprese e pubbliche amministrazioni che permette di misurare e quindi anche di prevedere gli impatti ambientali collegati agli acquisti verdi e all'adozione di comportamenti responsabili ad essi collegati. Come? Per creare questa app abbiamo tradotto i criteri ambientali minimi o CAM del GPP in un database molto ampio di azioni da essi derivate. In questa immagine, per semplicità, vediamo solo le azioni principali per ogni CAM, ma il database è molto più dettagliato. Per ogni azione viene calcolato l'impatto ambientale tradotto in tonnellate di CO2 equivalenti risparmiate, unità di misura unica che permette di confrontare azioni diverse tra loro. Viene specificato inoltre quali goal dello sviluppo sostenibile si vanno a indirizzare e quali sono le certificazioni pertinenti. Questo database informa la app WeMeasure, che qui vediamo in forma preliminare di cruscotto di autovalutazione. L'organizzazione può automisurarsi sugli impatti nei campi più disparati. Per esempio abbiamo la carta qui con i range di emissioni a destra. La app avrà invece una veste diversa e facile da usare e permetterà di visualizzare anche il risultato numerico puntuale di ogni azione, non solo i range, confrontato poi con le medie nazionali e in un'ottica rigenerativa anche con i valori target per l'inversione del global warming entro il 2050. Ogni voce del cruscotto rimanda, volendo, al dettaglio delle relative azioni del database, come in questo esempio, nel caso della carta, alle azioni possibili per ridurne il consumo del 60%, fornendo così uno strumento indispensabile per l'orientamento futuro e il miglioramento degli impatti. L'organizzazione può infatti fare delle proiezioni di impatto per orientarsi sull'adozione di possibili buone pratiche, metterle in opera e migliorare quindi il proprio impatto ambientale, che verrà a sua volta monitorato, creando così un circolo virtuoso che può essere continuamente iterato in tante direzioni possibili. WeMeasure fornisce quindi un'unità di misura ambientale unica, fondamentale per informare gli acquisti e la scelta dei fornitori. Permette alle aziende di elevarsi allo standard del GPP, ottenendo quindi notevoli vantaggi concorrenziali e di incrementare la propria visibilità pubblicizzando i propri risultati. Per esempio, un'azienda di logistica dire: in questo ufficio usiamo solo motorini elettrici per le consegne, risparmiando tot tonnellate di CO2 l'anno, e così via. Con i risparmi di emissioni, l'azienda ottiene inoltre anche notevoli risparmi economici. Le organizzazioni che usano la piattaforma WeMeasure potranno disporre di un servizio di consulenza per supporto nei casi specifici e di formazione del personale. Buongiorno a tutti, mi chiamo Serena e sono la founder di CKISS, la prima piattaforma che crea passaporti di sostenibilità per i brand di cui ti puoi fidare. Mentre stavo lavorando alla mia tesi di laurea sulla moda sostenibile,
Mi sono resa conto, prima di tutto, dell'enorme impatto del settore moda sull'ambiente e, in secondo luogo, della difficoltà per i consumatori di trovare capi sostenibili e di fidarsi delle affermazioni dei brand. Allo stesso modo, i brand virtuosi fanno fatica a differenziarsi da chi fa solo greenwashing, ovvero chi parla di sostenibilità, ma in realtà fa poco. Se pensiamo a una t-shirt, essa impatta la società e l'ambiente lungo ogni fase della catena produttiva. Trasparenza lungo l'intera value chain, quindi, è fondamentale per differenziarsi. Tanto che il concetto di trasparenza è uno dei primi 5 trend dell'anno, secondo McKinsey. CKIS viene in aiuto dei brand virtuosi con una piattaforma che analizza il brand lungo l'intera value chain e crea passaporti di sostenibilità per i brand più virtuosi, aumentando quindi trasparenza e rendendo la moda sostenibile finalmente accessibile. Abbiamo sviluppato un algoritmo di sostenibilità grazie al contributo di esperti e di ricerca scientifica. Questo permette quindi al brand di confrontarsi con gli standard più avanzati in termini di sostenibilità. Se il brand passa agli standard, riceve il nostro passaporto, che identifica punti di forza e punti di miglioramento, permettendo quindi una comunicazione trasparente e intuitiva al consumatore. I nostri passaporti certificano i brand, quindi, che hanno superato i più alti standard di sostenibilità. Siccome il percorso verso la sostenibilità è complesso, supportiamo i brand anche con servizi di consulenza. L'obiettivo di CKIS è quindi quello, da un lato, di permettere ai consumatori di avere un'esperienza d'acquisto consapevole e dall'altro ai brand di migliorare la propria brand image e quindi anche le proprie vendite. Dopo aver completato il preacceleratore del Startup Training e aver vinto il premio Sustain.Go per l'imprenditoria femminile, abbiamo definito accordi con i primi 8 brand, i cui test sono in corso proprio ora. Dopo aver completato il beta test con i primi brand, lanceremo ufficialmente la piattaforma in Italia. Poi procederemo a internazionalizzarla e anche ad aumentare il lifetime value dei clienti attraverso servizi come la blockchain e i webinar per i brand più piccoli che non hanno accesso alla consulenza personalizzata. Tutto questo è stato e sarà possibile grazie alle competenze interne. Dopo una doppia laurea in International Management Bocconi Esade, ho lavorato per 3 anni in Sales and Account Management in una grande tech company e ho sviluppato competenze tecniche in sostenibilità grazie a corsi e seminari. In questi mesi sono stata supportata da 2 mentor esterni con competenze in digital e marketing e da una società per lo sviluppo del test di sostenibilità. Sono attualmente alla ricerca di un co-founder per completare il team. CKIS, la moda sostenibile di cui ti puoi fidare. Grazie. Green Bishop nasce da un sogno mio e di chi come me desidera fortemente essere parte attiva contro il riscaldamento globale. È un progetto che ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e stimolarne l'assorbimento. Si basa su una piattaforma che mette in contatto esercizi commerciali che vogliono impegnarsi in un percorso di sostenibilità ed essere parte attiva al miglioramento delle condizioni ambientali, con cittadini consumatori sensibili alle tematiche ambientali che vogliono impegnarsi a loro volta in prima persona alla lotta ai cambiamenti climatici. I cittadini, facendo acquisti nei negozi appartenenti alla piattaforma Green Bishop, pianteranno alberi e sottrarranno così CO2 all'atmosfera. Sull'applicazione avranno sempre sotto controllo la quantità di alberi piantati e la CO2 sottratta all'ambiente fino a quel momento. Gli esercizi commerciali per aderire alla piattaforma dovranno seguire criteri ambientali minimi, suggerimenti sui comportamenti sostenibili proposti da Green Bishop e investire per la piantumazione di alberi una parte dei ricavi generati dalla piattaforma. Gli esercizi commerciali avranno uno strumento per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più attenti e sensibili alle problematiche ambientali, e potranno intraprendere un percorso virtuoso di sostenibilità guidato dagli esperti di Green Bishop e dalla piattaforma. I cittadini potranno aumentare la propria consapevolezza e generare effetti positivi sull'ambiente, facendo da volano alla società per stimolare l'adozione di comportamenti sostenibili. Le ricadute sull'ambiente saranno molteplici, a partire dalla diminuzione della CO2 nell'atmosfera fino ad arrivare alla riduzione dei rifiuti, soprattutto plastica monouso.
Il territorio avrà ricadute positive, generate da una popolazione attiva e sensibilizzata alle tematiche ambientali, quindi aperta alle politiche green. Per raggiungere l'obiettivo, la piattaforma è stata dotata di una forte componente di gamification che attraverso Nudge accompagnerà dolcemente l'utente all'adozione di comportamenti virtuosi.